Ciao amici Nac, buongiorno, ed eccolo, è arrivato. Di lui la colpa se questi mesi non sono riuscito a fare nessun video. Duke, si chiama Duke, fatti vedere in telecamera, ma oggi finalmente sono qui con voi, ricominciamo i nostri soliti video e abbiamo qualcosa di straordinario che ci ha appena mandato Amazon, dai nostri amici della Snaptain. Faremo un nuovo test di un nuovissimo drone che si preannuncia fantastico, faremo le prime impressioni, la prima prova di contatto, vediamo com'è. Sigla! Nuova immagine, nuova grafica, nuovo sfondo, sono qui sempre al mio studio, ma abbiamo un po', abbiamo ordinato tutto, ma non perdiamo tempo, andiamo a fare questo unboxing. Voilà, Snaptain SP7100, me l'hanno appena mandato, li ringrazio. Ogni volta che esce un nuovo drone di volermelo mandare in prova per fare questi test, test che ho visto hanno un buon successo e quindi sono molto contento, ma non perdiamo tempo, andiamo ad aprirlo. Sulla carta si presenta con un drone veramente, veramente importante. Ecco la confezione, apriamo. Snaptain, diciamo che stai andando sempre più in alto con l'asticella delle tue presentazioni. Guardate che bella confezione che hanno fatto. Diciamo proprio stile DJI, non c'è niente da dire. Eccola qua. Beh, che dire. Amici di Donark, sono piacevolmente sorpreso, però sicuramente avete visto altri video, li vedete qui sopra, insomma ne ho fatti due, con comunque ancora un aspetto di giocattolo se vogliamo di lusso, ma un giocattolo. Qui secondo me abbiamo fatto un salto in avanti abbastanza importante anche nella presentazione, devo dire, veramente si presenta veramente molto molto bene. Cominciamo, comunque non perdiamo altro tempo, intanto Duke sta giocando. Prendiamo subito il drone, non perdiamoci in altre chiacchiere. Dà immediatamente una sensazione di solidità. Sono braccetti che si aprono. Eccolo qui. Questa è la batteria, si smonta pigiando questa levetta e poi con le mani si leva, si prende per questo punto, molto intelligentemente. È una batteria a due celle, 7,6 volts. Dovrebbe garantire 26 minuti di volo. Prendiamo il nostro Mavic Air un attimo. Se li vedete accanto, ecco, direi che siamo quasi a livello di clone. Possiamo dire a primo impatto che questo Snaptain aggredisce come fascia, non quella del Mini, ma del Mavic Air. Il drone pesa 505 grammi, quindi si posiziona esattamente nella fascia del peso, come dire, dei droni paragonabili al Mavic Air, diciamo del nostro Snaptain SP7100, che vuole, come dire, killerare il Mavic Air 2. Impressione, contatto, primo contatto visivo sicuramente ben fatto, solido, i braccetti sono ben resistenti, il click si percepisce bene. I braccetti sono solidi, vedete, anche lo scatto, se sentite, dà la sensazione comunque di essere un drone con una buona solidità. Non vedo rotazioni dei braccetti. Qualcosina avrei da dire sulle eliche, un po' troppo leggere, un po' troppo, diciamo, avrei preferito delle eliche un pochino più consistenti, però vediamo poi in volo come si comporta. Motore brushless, eccoli qua, quattro motori brushless che garantiscono una velocità, dovrebbe essere intorno ai 45-50 km/h, più che sufficiente per tutto quello che dobbiamo fare. È un drone quindi 4K 3860 di ripresa. Questa chiaramente è la telecamera, il sensore non è chiaramente paragonabile al sensore del Mavic Air, ma anche il prezzo chiaramente non è paragonabile perché siamo a un terzo del prezzo del Mavic Air. Questo non è un gimbal montato su un meccanismo, diciamo, che lo rende leggermente elastico, quindi sulla carta, ma anche in pratica, dovrebbe assorbire abbastanza bene, come dire, le vibrazioni. Chiaramente non può essere paragonato al gimbal classico. Vedremo in volo come si comporterà. Lo posiamo per adesso, poi torneremo dopo ad analizzarlo nel dettaglio. Vediamo cos'altro contiene la scatola. Il radiocomando, c'è questa protezione per gli stick. Gli stick ovviamente sono fissi, ma insomma non ci aspettavamo che fossero movibili. Al contatto mi sembrano che rispondano abbastanza bene, poi vedremo in volo se in qualche modo si perde il controllo, loro si riportano in posizione neutra senza bisogno di dover tenerli in maniera continua, quindi non hanno il controllo continuo che è tipico dei droni più professionali. Queste sono le antenne qui e questo è l'alloggiamento per il nostro telefonino. Lei sta ben posizionato nella parte alta, che non è male. E questi sono due prese
per rendere più, come dire, più solido il contatto con il radiocomando, si mette questo elemento, si abbassa verso il basso e poi si chiude così e si richiudono le nostre antenne. Se posso fare una piccola critica, non è una critica, ma insomma stiamo sempre su droni consumer, per così dire, un po' plasticone insomma, però farà quel che deve fare. Sicuramente è ovvio, non siamo a livello di un radiocomando che dia una percezione di grandissima solidità. Cos'altro c'è nella scatola? Qui immagino saranno i soliti cavetti, cavettani, comunque l'apriamo, c'è, cos'altro abbiamo qui? L'alimentatore della batteria. Questa è una batteria che, se sta così, snapte in molto bene. Anche qui abbiamo fatto un notevole passo avanti. Diciamo, la carica sicuramente sarà più rapida, più immediata, soprattutto più comoda rispetto alle altre batterie che abbiamo visto precedentemente. C'è questa comoda taschetta che vedete qua su. E qui, oltre alle istruzioni che nessuno legge mai, eccole qui, scusate, le eliche di ricambio. Vabbè, un set completo, 4 eliche di ricambio, va bene? Altra cosa che trovo molto buona è il sistema di carica, che Snaptain ha cambiato sostanzialmente. Vedete, veniamo dotati di questo caricatore con già la compensazione a bordo, praticamente si infila qua dentro e finalmente lo mettiamo in carica senza quelle porticine piccoline a tre pinne che avevano sicuramente qualche, diciamo, difetto in più, ma soprattutto anche con immagini molto meno consistenti. Questa è una carica finalmente più professionale con la porta USB. Io non parlo mai di distanze di volo, tanto sappiamo, la normativa è severa, è rigida, riguardo non è che dire fa un chilometro, perché non mi interessa. Farà le distanze che sono sufficienti per fare delle buone riprese e per divertirci molto. Dispone di sensori a ultrasoni che gli consentono di rimanere in posizione in stazionamento. GPS, ha una serie di funzioni tipo il follow me, tipo il return to home, tipo anche comandi gestuali, così almeno ho visto nel manuale, molto bene. Quindi questi elementi qui che vedete qui sul frontale, che potrebbero far pensare a dei sensori, non ha sensori, quindi attenzione, non è che lo mandate a sbattere dove c'è niente vi pare, perché lui, non mi dire, non si accorge degli ostacoli. All'alloggio per la scheda, ovviamente micro SD, non ha memoria interna, per cui se vi dimenticate la scheda praticamente potete dire di non fare nessun tipo di ripresa. Prezzo su Amazon mi pare viaggi intorno ai 300 euro, non è poco, però per un drone che in 4K, che sulla carta ha tutte queste caratteristiche, può essere sicuramente interessante, perché comunque il Mavic Air, lo sapete insomma, cuba quegli 800-1000 euro a seconda se prendete la versione combo piuttosto che la versione semplice e non la versione combo. Bene, primo giro completato, prime impressioni, sicuramente un grande passo avanti, sicuramente un altro tipo di solidità al contatto. Radiocomando, 6, diamogli la sufficienza, quindi prova di, come dire, primo contatto, di impressione, primissima impressione a caldo, 8, sicuramente un grande voto, perché questo drone si percepisce immediatamente che ha un altro tipo di consistenza. Amici Nike, allora che dire, io e Duke vi salutiamo, vi ringraziamo, ci vedremo spero un po' più spesso nelle prossime settimane, compatibilmente con gli impegni di lavoro e con l'esigenza di questa bestiolina qua. Vi ringrazio, seguite il canale, iscrivetevi qui sotto se volete essere sempre aggiornati sui nuovi video. Vi prometto che ne farò più spesso e non sparirò più per tutti questi mesi. Già vi posso dire che il prossimo video faremo la prova in volo del nuovo Snaptain SP7100 se Duke non morde le eliche e ce le distrugge. Vi ringrazio, vi saluto a tutti, buona settimana, ciao da Drone Hack e da Duke.